cazzo. Ciao ragazzi, oggi facciamo la cremina per la carbonara. Questo video è dedicato a Bea, te l'ho promesso tipo 3 settimane fa, non sono riuscito a farlo, mi dispiace. Chiudi quella porta. Per iniziare abbiamo bisogno di questo: ciotola di vetro di metallo, capirete dopo, uova, pecorino, parmigiano. A me piace usarle entrambi. Noi oggi siamo in 3 e di conseguenza useremo 4 uova, 3 tuorli più un uovo intero. Spacchiamo prima le uova, separiamo l'albume dal tuorlo, eccoci qua, un tuorlo. Adesso grattugiamo pecorino e parmigiano. Ho scoperto che per 2 persone intorno a 80 grammi di formaggio basta e avanzano, cremina e tutto, e per 3 saranno 120. Facciamo tipo 80 grammi di pecorino e 40 di parmigiano. Allora, la scelta del pecorino, io preferisco un pecorino più giovane, non troppo maturo, non troppo secco, così è più cremoso, almeno per quel che mi riguarda, poi ognuno fa il cazzo che gli pare. Oh, vedi quanto è bello. Dovremmo esserci 130. Vi dico una cosa, il pepe è meglio se usate quello in granelli e lo tostate voi stessi prima. Ora vi faccio vedere. Oh, perché quando lo tostate voi in realtà è meglio, è più saporito. E poi dovete ovviamente sminuzzare. Come cazzo si dice? Macinarlo. Madonna, non so parlare. Intanto aggiungiamo qua il mix di pecorino e parmigiano. Si sente un odorino di pepe tostato che è buonissimo, raga. È una bomba. Guardate, io in questo caso, se devo essere sincero, ci metterei un altro tuorlo. Che le uova erano un po' piccoline, quindi ci sta. Deve venire una cremina così, molto, molto denso, ecco. Molto molto denso, mischiatelo un po' meglio così il formaggio si amalgama per bene al tuorlo. Per me potete usare anche solo parmigiano, va bene uguale, frega cazzi in realtà. Io preferisco usare un mix perché è solo pecorino un po' troppo forte, solo parmigiano magari non è abbastanza forte, quindi una via di mezzo. Ok, il pepe si sta tostando, a breve sarà pronto. Nice, l'ho spento, lo lasciamo così. Nel frattempo mettiamo il sale. Allora, non fate questo errore di non mettere abbastanza sale nell'acqua, perché pensate, oh mio Dio, ma nella carbonara c'è già il pecorino, c'è già il parmigiano che è molto salato, dovete mettere il sale quanto si mette normalmente. Magari un pochino in meno, va bene, però di solito quanto si mette normalmente. Top. E adesso il vero segreto della carbonara. La ciotola di vetro, di metallo, è per questo. L'uovo, praticamente, io inizio a cucinarlo leggermente a bagnomaria e andate avanti così durante la cottura. Mettetelo, toglietelo. Non vi preoccupate, perché per cucinare un uovo a bagnomaria ci vuole tipo un quarto d'ora, quindi andate tranquilli. Però ogni tanto cucinate un paio di minuti, cioè mettetelo sopra un paio di minuti, lo togliete, lo lasciate da parte, poi ci mettete un po' d'acqua di cottura magari. Che così vi regolate anche con la cremina, con la densità, e così sciogliete per bene anche il formaggio. Oh, vedete come sta cambiando consistenza, sta diventando abbastanza liquido. Adesso lo tolgo. Ok, è arrivato il momento di macinare il pepe. Se non avete il macinapepe,
Se non avete l'aggeggio adatto, usate un coltello e il tagliere, come faccio io. Così. Adesso, guardate, guardate che cazzo è venuto fuori qua, qua, bellissimo. Mettiamo un po' di pepe direttamente nella ciotola qui. Top. Perfetta, perfetta. Se vi sembra troppo liquida, ci aggiungete un po' di formaggio. Adesso andiamo di nuovo a fare lo stesso procedimento di prima. E mi raccomando, con la pasta la dovete cucinare fino al punto che piace a voi, perché questa non è una ricetta dove la cucinate in padella insieme alla cremina e tutto. Se non mettete l'orologio, basta assaggiare. Vi piace? Sì, comunque, pronto. Mettete un po' d'acqua di cottura da parte. Adesso, roba importantissima. E cosa devo riprendere? Me. Praticamente la pasta... No, sto riprendendo. Sì, stai già riprendendo. La pasta va messa nella ciotola. E come sto facendo ora. Bam! Tutta. E poi va mescolata così. Sì, riprendila. Bravo. Così immagazziniamo aria nella cremina. Bam, bam, bam. Cioè, vedi quanto cazzo è buona. E vi consiglio di fare una cosa. Fatela leggermente più liquida, così non si secca subito, specialmente quando avete più persone che mangiano, più 5-6 persone che fate la carbonara per più persone, fatela un po' più liquida perché dopo si secca. E noi aggiungiamo un po' di acqua. Va. Così. E niente, siamo arrivati alla fine. Questa è la cremina per la carbonara. Guarda quanto cazzo è cremosa. Guà, porco Dio, bella. Vai a vedere la mia faccia. La mia faccia è più importante. Ok, adesso l'ingrediente speciale. Le zucchine. Che? Che si fa? Ah, guarda quanto è bella. Ho le zucchine nella carbonara. Bam. Noi abbiamo scelto di fare una carbonara vegetariana perché noi vogliamo salvare il mondo, non lo so. In commentare. Sta simpando Greta Thunberg. Adesso siamo alla perfezione, guardate ragazzi. Poi vi farò vedere come si cucinano le zucchine per la carbonara un giorno. A 100 dislike come si fa la carbonara con le zucchine. Madonna. Cioè la cottura delle zucchine. Sì. A 100 dislike. Perfetta, guardate. Ma la cremina è cremina. La cremina è cremosa. Molto facile in realtà se usate questo metodo. Ce la farete sempre per i vostri appuntamenti Tinder in quarantena. Fate questo, scopate sicuro. A me non ha funzionato ancora per me. Però mangi bene. Pepe tostato in padella, macinato da voi stessi. Wow. E un po' di pecora sopra. E poi raga, si mangia veloce, se no qua si raffredda, Dio boh. Buon appetito! Ma no raga, si fa schifo. Dobbiamo mentire. Anche se menti, si vede sulla tua faccia che mi piace sta roba. Buonissimo. Ah, sta mangiando un abruzzese, sta mangiando la carbonara. È buona. Con le zucchine. Ovvio, da abruzzese mi piace il sapore del cadavere. Però devo dire che come alternativa vegetariana è davvero top. Il video si chiama come fare la cremina per la carbonara, non come fare la carbonara, quindi fottetevi. È vero. No, poi ci sta anche la consistenza perché non è nemmeno troppo liquido, capito? È quel denso giusto. Esatto. E quello viene dal fatto che abbiamo creato la cremina nella ciotola prima cucinando un po'. Capisci che un rumeno ti ha appena insegnato come si fa la carbonara? Fai schifo, fai abbastanza schifo. La sezione commenti la voglio vedere proprio in fiamme, porco. Che buono. Un giorno la farò quel fungo. Molto bello. Questo video potrebbe durare ore perché io mangio lento.
Rare c'è qui da mezz'ora che ha finito e mi sta aspettando. Io spesso sono cringe. No, non so come chiudere. Dai, da mangiare!